Nella puntata di oggi vedremo come trovare il ritmo nel palleggio per un allenamento ad alta intensità. Oggi ci prepareremo ad affrontare gli avversari più ostici, quelli cioè che variano continuamente ritmo di gioco. Quindi giocano palle alte, palle basse, palle con diverse rotazioni, palle più lente, palle più veloci. Ma perché è così difficile giocare con questi avversari? Perché bisogna abituarsi a resettare le informazioni dell'ultimo colpo giocato, quindi percepire il giusto ritmo adeguato alla situazione. Oggi vedremo un allenamento basato appunto sul ritmo. Quindi in fase di palleggio, grazie ad un metronomo, giocheremo a diversi ritmi, a un ritmo lento, ad un ritmo medio, ad un ritmo più elevato. Il metronomo è uno strumento che serve a codificare il tempo. È basato su due parametri: l'indicazione di tempo, quindi due quarti, tre quarti, quattro quarti, eccetera, e la frequenza, quindi il numero di battiti per minuto. Utilizzeremo questi due parametri per provare a codificare le situazioni di gioco. Ragazzi, partiamo ad una frequenza intermedia per il vostro livello di gioco: 120 battiti al minuto, 4 quarti. Sentiamo il ritmo e partiamo. Al primo bip si tocca la palla, al quarto si ritocca. Via! Hop! 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 Rallentiamo e alziamo un po' la palla. Stop! Stop! Ok, primi quattro scambi perfetti. Al primo bip, al quarto bip, avete colpito la palla. Dovete memorizzare questo ritmo, la traiettoria della palla, il rimbalzo della palla a tre quarti di campo e quanto dosate la spinta delle gambe e la preparazione del braccio. Questa è la vostra velocità di gioco usuale. Dopo proveremo a rallentare e a velocizzare. Lo rifacciamo ancora una volta, riproviamo. Via! Hop! 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 Bravissimi, perfetto, molto bravi. Stop! Adesso proviamo a rallentare, da 120 passiamo a 90. Vuol dire che sia la spinta delle gambe che la preparazione devono essere distribuite in un ritmo più lento. Alziamo ancora un po' di più la traiettoria della palla e proviamo a 90 battiti al minuto. Hop! Hop! Stop! Stiamo andando troppo veloci. Che cosa succede quando il ritmo dell'avversario è molto più lento rispetto a quello a cui siamo abituati a giocare? Interrompete la preparazione o interrompete la spinta delle gambe perché non riuscite a leggere bene il tempo e la traiettoria della palla in volo. Quindi cerchiamo di rallentare un po' tutto per poi però velocizzare nel momento dell'impatto. Hop! 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 Bravi! Hop! Hop! Adesso l'ultimo esercizio è ad un ritmo più elevato, quindi da 90 passiamo direttamente a 140, saltiamo il ritmo intermedio che è il primo al quale ci siamo allenati, che era il 120, a 140 o a ritmi più elevati l'unico rischio è quello di tagliare i movimenti, di ridurre i movimenti. Bisognerà comunque fare un movimento completo, sia di preparazione che di spinta delle gambe. Via! Hop! 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 Ragazzi, avete visto come entrare nel ritmo a battiti più alti, a 140 battiti al minuto, è molto più facile che invece giocare ad un ritmo più lento.
Dal ritmo più lento bisogna avere una maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle percezioni sensoriali nel tempo e nello spazio. Il messaggio finale qual è? Può essere più proficuo allenarsi con giocatori più deboli perché hanno una palla più lenta, ma ci aiuta ad entrare nel loro ritmo.